cos'è la realtà. Un punto di vista su percezioni che diamo per certe. Un'opinione su un insieme di segnali elettrici. La scusa colorata con cui accettiamo di non poter capire, di non poter vedere. Chi o cosa siamo? Dove? In quale tempo? Cosa è vero? E se la realtà fosse solo un concetto, una corda a cui ci aggrappiamo per non perderci, un sogno, un pensiero, un'azione, la ricerca. Perché sono qui? Una possibilità che si incastra nel vento e genera un'occasione. Lo squarcio di una non realtà che diventa vera e cicatrizza come ricordo, come oltre, ma a brevi mano. Discorsi senza un percorso apparente. Parole come perle, senza un filo visibile a condurre un disegno. Acqua gelata che non scende in alcun esofago, mentre l'irrealtà pensa a solidificare quel tepito. Il suono del silenzio è percepito dalla nostra mente in questo modo così particolare. Diamo alla materia un ruolo poetico di metafora, quando è la nostra assurda voglia di appropriarci della realtà a condannare la rappresentazione di un elemento immanente. C'è una canzone nell'aria, l'avverto. Forse non so cosa sia la realtà, ma so cos'è la vita. Ne sono stato contagiato. Abbiamo così poco tempo, così pochi battiti di cuore per cercare di evolverci e andare oltre la matrice, per forzare questo muro che ti allontana dall'origine e ti sbatte nel materiale, per andare oltre e oltre ancora. E scoprire cosa c'è in fondo. Chi è il burattinaio o ciò che muove il tutto? Possiamo tentare in questi anni che rimangono di sfondare il muro dell'irrealtà, anche solo per una frazione di secondo. Oltre l'inganno del mero e banale sentire legato a percezioni di una realtà fittizia, pura illusione, oltre il pensiero di favole studiate da intrighi di palazzo, oltre la percezione evoluta, al di là di noi, fino a quell'elemento unico prima del tutto, adesso.